Qui va bene. Buongiorno a tutti. Io vi spiegherò un po' quello che abbiamo riferito al presidente Mattarella. Prima di tutto, dire che il nostro gruppo non è un gruppo che vuole sostituire nessuno, nemmeno fare una corsa ai conti. È un gruppo che ha due principi fondamentali. Il primo è l'europeismo. Crediamo tutti fortemente nell'europeismo, in questa Europa. Vogliamo veramente che l'Italia continui in questa linea politica in quanto riguarda il rapporto con l'Europa e gli altri partner dell'Unione Europea. E il secondo è che noi abbiamo come punto di riferimento il Premier Conte, e che per noi crediamo che sia l'unica soluzione per poter continuare avanti con questa legislatura. Adesso lascio la parola al senatore De Falco, che vuole anche dare qualche messaggio. Grazie. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo espresso al Presidente la nostra preoccupazione, la nostra seria preoccupazione per la crisi politica in atto. Il Paese sta vivendo un'emergenza sanitaria pericolosissima e una crisi economica devastante. Occorre fare presto, ecco. Quindi questo per noi significa anche dare continuità politica e amministrativa all'azione del governo. Abbiamo perso già fin troppo tempo e il Paese non può perdere altro tempo. Ecco un altro motivo per il quale noi consideriamo necessario un rincarico al governo che è già, come si dice, up to date, è già aggiornato, è pronto, è già responsabile. In questo momento noi, prima della crisi, avevamo già stabilito dei rapporti con il Ministero della Salute per rafforzare le operazioni di soccorso sanitario al Paese. Vanno condotte vere e proprie operazioni di soccorso sanitario, non azioni amministrative e burocratiche. Bisogna cambiare passo su questo, perché, come diceva il sottosegretario Merlo, se il futuro è l'Europa, il presente oggi è il contrasto alla pandemia. Bisogna rallentare la velocità di diffusione del virus, perché altrimenti anche il piano vaccinale non sarà efficace. Bene, con il governo uscente stavamo già lavorando su questo. Noi non possiamo perdere tempo. Questo è il messaggio. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e grazie anche che state seguendo la crisi, nonostante le condizioni pandemiche rendano anche complicato il vostro lavoro. Ecco, noi abbiamo rappresentato al Presidente Mattarella anche una certa preoccupazione rispetto a quanto può influire una crisi istituzionale e un'instabilità istituzionale rispetto alla gestione della crisi pandemica e anche della crisi economica. Quindi abbiamo espresso la necessità di fare presto, di trovare una soluzione, che è quella che hanno indicato l'onorevole Merlo e il senatore De Falco. E abbiamo anche espresso un'attenzione particolare al tema dell'impresa, in modo particolare perché c'è conoscenza e contezza da parte nostra che l'Italia e il tessuto sociale economico italiano è costituita da milioni di piccole imprese di tipo commerciale e di tipo artigianale, che hanno bisogno non soltanto di sostegno, ma anche di comprendere che c'è un governo che possa guidare il paese fuori dalla pandemia e quindi verso una ripresa economica. In tutto questo siamo convinti che il rapporto con l'Europa sia imprescindibile. Il Parlamento ha votato molti scostamenti di bilancio che sono stati autorizzati dall'Unione Europea, che sono serviti in questi mesi a pagare le casse integrazioni e i ristori. Abbiamo una grande occasione con il recovery di poter avviare una politica anche di sviluppo economico che possa rilanciare l'economia del nostro Paese e siamo convinti che il Presidente Conte, da questo punto di vista, sia stato una garanzia con le istituzioni internazionali e noi riteniamo che la soluzione della crisi non possa che ripartire appunto dal Presidente Conte. Grazie dell'attenzione Grazie. e buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, salve. Facciamo una. Facciamo Una. prima, la prima domanda, poi.
D'accordo. Anche per economia di tempi. Buongiorno, sono Massimiliano Scafi del Giornale. Volevo sapere come sta procedendo la campagna di proselitismo per allargare il vostro gruppo e poter consentire così al Presidente Conte di avere una base parlamentare al Senato più solida in vista dei programmi per l'Italia. Grazie. Noi non pensiamo in una campagna per allargare il nostro gruppo. Sì, parliamo con tutti i nostri colleghi perché vorremmo allargare la maggioranza senza escludere nessuno. Queste sono due cose diverse, non è che noi portiamo al nostro gruppo altri parlamentari, cioè noi parliamo di, come si fa sempre, come si è fatto nel 2011, io mi ricordo nella crisi Fini-Berlusconi e in altri momenti questo succede, ci sono anche dei gruppi parlamentari che nascono in una legislatura senza essere stati votati col simbolo da nessun italiano, quindi noi continuiamo con questo lavoro di dialogare per allargare la maggioranza, non il gruppo. Grazie. Grazie. Grazie.